Buon pomeriggio a voi. Allora, il caos regna sovrano e questo non soltanto negli Stati Uniti per quanto riguarda le elezioni, ma anche nel resto del mondo per quanto riguarda le informazioni. Veramente abbiamo un'informazione, una diversa dall'altra, ovviamente a secondo di quale parte uno difende, se sono i democratici oppure i repubblicani, che si stanno contendendo la leadership per quanto riguarda la possibilità di nominare il futuro presidente degli Stati Uniti. E allora è evidente per tutti coloro che si occupano di comunicazione e che cercano magari di farlo in maniera seria, cercando di capire realmente dove sta la verità e razionalizzando quello che succede, diventa assai difficile. Io credo, così per chi mi conosce da un po' di tempo, di aver sempre cercato di darvi delle informazioni attendibili, di fonte certa, e soprattutto di da questo punto di vista di non partire prevenuto, perché magari ho una certa idea politica. Io credo che la cosa che più a nessuno devo raccontare qual è la mia posizione, cioè io ritengo che il male assoluto in questo momento nel mondo sia rappresentato dal comunismo, che è tutt'altro che morto, dalla sinistra italiana, quindi dal nostro governo, dal Partito Democratico, che in questi anni ha distrutto in particolare il nostro paese. Ma diciamo che la filosofia che sta dietro a questo sistema mondiale è un po' uguale dall'Europa agli Stati Uniti, e cioè i democratici hanno la stessa maniera di comportarci di quello che noi possiamo vedere in Europa. Quindi questo non è in discussione. Però poi dobbiamo necessariamente andare a vedere esattamente come si stanno sviluppando le cose in questo momento per quanto riguarda le elezioni e cosa è vero e cosa è falso. E cerchiamo di farlo, cerco di farlo andando per ordine e cercando di soprattutto di soffermarmi su degli elementi certi, che sono soprattutto quelli di natura giuridica, ad esempio la Corte Suprema degli Stati Uniti e quelli che sono dei dati certi, oltre poi a seguire anche una certa logica comprensibile a tutti. Andiamo per ordine. Stamane titoli a caratteri cubitali non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia con il Fatto Quotidiano, il giornale La Repubblica: la Pennsylvania è stata vinta da Joe Biden. Ora andiamo per ordine, perché dall'altra parte i repubblicani dicono tutt'altro, ma cerchiamo da questo punto di vista di essere obiettivi il più possibilmente e di guardare realmente a cosa sta accadendo e cosa è successo nelle ultime ore. Siamo rimasti al fatto, e questo è un fatto certo, che il giudice Barr della Corte Suprema ha chiaramente detto e ha chiaramente dichiarato che ci vuole un'indagine in Pennsylvania per capire soprattutto cos'è successo per quanto riguarda il voto postale. E questo circa 3 giorni fa. Ora andiamo un po' per logica. Cioè, è difficile a distanza di 3 giorni che tutto questo sia stato chiarito, che lo scrutinio sia continuato in queste 48 ore e abbia dato un dato che vede in vantaggio Joe Biden. Uno, perché lo stesso Barr non ha assolutamente detto nulla al riguardo, e credo che il primo che dovrebbe intervenire e dire eventualmente: guardate che rispetto
a questo tipo di indagine è emerso quanto segue. Questo non è avvenuto e questo è un dato certo. In secondo luogo ci vogliono dei tempi per fare questo, perché evidentemente, voglio dire, non è che in 72 ore si riesce a così ad avere un'idea di quello che realmente è successo. Ma esiste poi un'altra cosa, ragione per la quale io credo ragionevolmente Barr abbia deciso di intervenire. E cioè, se noi andiamo a vedere lo sviluppo di quello che è successo negli ultimi giorni in Pennsylvania per quanto riguarda lo spoglio delle schede, abbiamo visto che fino a oltre il 50% Donald Trump era nettamente in vantaggio su Joe Biden. Questo è un dato certo, un dato che facilmente potete andare a verificare. All'inizio dello spoglio, per oltre il 50%, largo vantaggio di Donald Trump. Poi improvvisamente le cose sono cambiate, è come se negli Stati Uniti più nessuno fosse andato nella seconda parte a votare per Donald Trump e tutti i voti, specialmente quelli postali, fossero arrivati a favore di Joe Biden. Cosa sulla quale credo che proprio Barr voglia vederci chiaro, perché è inverosimile una cosa del genere. Ma perché è inverosimile? Uno, perché dove sta scritto che in stralarga maggioranza siano stati democratici ad usufruire del voto per posta e non anche i repubblicani? Se io ho la possibilità, se lo stato nel quale io vivo mi dà la possibilità di inviare per posta il mio voto, perché non devo farlo? E perché devono essere in maggioranza i democratici piuttosto che i repubblicani? Prima osservazione. Seconda osservazione. Com'è possibile che con un dato così eclatante, non solo per quanto riguarda il voto postale, ma tutto il resto dello spoglio fatto successivamente, sia andato a favore di Biden, tanto che Biden è riuscito a rimontare qualcosa come un 15%. È chiaro che è un qualcosa di totalmente anomalo. Ed è su questo che Barr vuol vederci chiaro. E quindi quando negli Stati Uniti la CNN, quando in Italia il Fatto Quotidiano e la Repubblica dicono vittoria di Biden in Pennsylvania, è un clamoroso falso, perché non ci può essere in questo momento la certezza di nulla nel momento in cui è in corso un'indagine che ha bisogno dei suoi tempi, e solamente quando lo stesso Barr sarà intervenuto e ci racconterà di come è finita l'indagine, potremo dire esattamente come stanno le cose. Seconda osservazione. Ormai è accertato che attraverso una denuncia, in questo caso dei repubblicani, molte persone, in particolare del Michigan, si dice qualcosa come 14.000 elettori, abbiano votato, peccato che erano defunti da tempo. E questo è un'indagine che a sua volta viene fatta nel Michigan da parte del procuratore di quello stato. E anche in questo caso lui non si è assolutamente ancora pronunciato, non ha detto non corrisponde assolutamente a verità, non abbiamo nessuna evidenza che questo sia successo. Però se andate a vedere i giornali in America, ma anche in Italia di sinistra, cioè comunisti, ci stanno raccontando che questo è falso. Chissà su quale base loro possono fare queste affermazioni, perché sono affermazioni che si possono fare solo da un punto di vista giuridico, e cioè un giudice che si deve pronunciare in questo senso, cosa che non è avvenuta. Non ultimo la Georgia. Abbiamo detto in Georgia, anche questo è un fatto certo, accertato, questo non è un fatto di supposizione oppure di andare dietro all'uno piuttosto che all'altra tesi, è un fatto certo, in Georgia si è ripreso il conteggio che è manuale in questo caso,
per andare a verificare se realmente quei pochi voti di distanza fra i due candidati, e cioè Biden e Trump, sia reale, o seppure ci può essere, perché ci può essere, capite, in circa 6-7 milioni di voti, dove la differenza è di poche migliaia, ci possono essere anche degli errori, e la cosa eventualmente potrebbe essere sovvertita, perché altrimenti il legislatore anche in quello stato non avrebbe previsto che se il dato, la differenza tra due candidati è all'interno del 5%, possa esistere la possibilità di un riconteggio, e quindi anche lì non abbiamo ancora nessun dato. In conclusione, cosa voglio dire? In questo momento non vi è certezza. Quelli che dicono che ha vinto Biden, quelli che vi dicono che il dato è definitivo, dicono una colossale bugia, ma perché è l'autorità competente, sono i giudici che adesso hanno in mano la faccenda e che devono eventualmente, stato per stato, porre la parola fine, cosa che non è ancora assolutamente successa. E quindi state tranquilli che al momento è ancora, i giochi sono ancora totalmente aperti. Con questo io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.